Saluto a tutti voi, siamo in attesa del calcio d'inizio. Ancora un po' di pazienza e si comincia. Oggi si affrontano Empoli e Napoli. Fabio Caressa e Luca Marchegiani sono pronti a raccontarvi le grandi emozioni di questa sfida. Un saluto a te Fabio e a tutti i tifosi, sperando di assistere ad un grande incontro. E con l'aiuto della grafica andiamo a dare un'occhiata alle due formazioni. Tutti concentrati e la partita ha inizio. As. Prova a prolungare in avanti. Henderson cerca di sfruttare gli spazi laterali. La mette in mezzo. Prova il tiro al volo. È stato splendido l'intervento del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Questi per loro sono segnali importanti su cui devono costruire l'andamento della gara. Hanno tenuto a lungo il pallone cercando lo spiraglio per andare in porta. Gli avversari però hanno fatto buona guardia chiudendo ogni spazio. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Vuole la profondità. Attenzione! Si libera la grande. C'erano diversi compagni blu. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. Sembra che l'arbitro voglia intervenire. Eh sì, non la passa liscia, si prende un cartellino. Passaggio in avanti, cerca spazio, ottima pressione la sua, palla recuperata. As, siamo ancora sullo 0-0. Coprono bene e alla fine riescono anche a spezzare la manovra degli avversari chiudendo loro la porta in faccia. Sulla destra. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova la giocata nello spazio. Cerca lo spunto. La conclusione. Va rapido sulla respinta. Beh, certamente non erano queste le sue intenzioni. L'azione di contropiede è stata veramente ottima. Peccato per il tiro, non irresistibile. Henderson. Prova il filtrante. Vince il duello fisico e fa su il pallone. As. E passa. Ottima discesa sulla destra. Vuole la profondità. Ottima giocata. E il portiere dice di no. Cerca spazio.
se ne va. La mette in mezzo, al volo. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Si sono ritrovati in una situazione estremamente spinosa, dove commettere fallo era l'unica scelta possibile. Il problema però, Fabio, sta a monte. È che una difesa, se gioca bene, in modo organizzato, non arriva a questo punto. Non è costretta a commettere questo tipo di falli. Opportunità da calcio piazzato, occhio ai saltatori. E la palla viene respinta. Prova a passare con un pallone profondo. Cerca il compagno in area. Ci prova al volo. Ottima la parata del portiere. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Passaggio sulla destra. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. C'è il retropassaggio. Decide di sfruttare la fascia. Palla verso il centro dell'area. E c'è un altro corner a loro disposizione. Occhio al cross. E il portiere la fa sua. Palla in avanti verso il compagno. Attenzione, grande chance. Guadagna metri. Primo tempo che finisce qui. 0-0 dunque alla fine di questo primo tempo. Il secondo tempo è cominciato. Dopo l'intervallo sono sicuro che le squadre saranno disposte a prendere qualche rischio per vincere la partita e lo spettacolo migliorerà. Prova la giocata nello spazio. Prova il filtrante. C'è fallo, rischia rigore. Hanno offerto la migliore delle opportunità di segnare ai propri avversari. Era un'occasione pericolosa e sono stati costretti a ricorrere al fallo. Non si vuole mai arrivare a tanto, ma a volte è l'unica soluzione. Pronto a sfidare il portiere dagli 11 metri. La partita potrebbe sbloccarsi. Gran palo. Prova la giocata di Fino. Occasione. Fa avanzare la manovra. Vuole la profondità. Provano a partire in velocità. Si libera la grande. Riceve in ottima posizione. Si coordina per il tiro. Che grande parata. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Conclusione sul fondo. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Effettua un passaggio lungo. Pallone dentro.
Attenzione al tiro! Grande parata dell'estremo difensore. È incredibile che ci sia arrivato. Sembrava un gol fatto. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Riceve un pallone interessante. Ottimo disimpegno, fondamentale. Cerca spazio. Palla intercettata. Riesce a mettere fuori. C'è fallo. Henderson ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a fare niente. Ottiene un buon calcio di punizione. L'arbitro è stato chiaro, questo è l'ultimo avvertimento, o la smette o si becca il cartellino. Il richiamo dell'arbitro deve fargli capire che è il caso di cambiare atteggiamento in fretta se non vuole essere sanzionato. Ci prova! Si allunga e trova la palla. As. Entrambe le squadre ci hanno provato ripetutamente in questa partita, il gol però non è ancora arrivato. Nonostante il risultato fino a questo momento è stata una partita ricca di occasioni, ma gli attaccanti di entrambe le squadre non sono stati abbastanza precisi nelle conclusioni verso la porta. E passa! As. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Brutto l'intervento e adesso è inevitabile, arriva anche la sanzione. Cartellino giallo per lui. E i compagni vanno a verificare le sue condizioni. Ci prova! Ottima parata del portiere! Perfetta la parata. Sicuramente non una parata semplice. Salta e colpisce di testa! Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. Prova a passare con un pallone profondo. Prolunga in fascia con una palla giocata alta. Prova a prolungare. Simeone. Bell'intervento e l'arbitro dice che non è fallo. Vuole la profondità. Intervento a liberare. Prova la giocata nello spazio. Prova il filtrante. Qui deve tirare. Che grande parata. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata d'istinto questa.
e va a colpire di testa. E c'è il gol. Questo è proprio il momento ideale per passare in vantaggio. Resta pochissimo tempo da giocare. Calcio d'angolo battuto benissimo, colpo di testa preciso. Questo è un colpo di testa da manuale. La coordinazione perfetta e l'impatto con il pallone preciso. Niente da fare per il portiere. E ha avuto subito un grande impatto sull'incontro. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. L'Empoli segna il gol che sblocca la gara. Ci hanno messo un po', ma se lo meritano. Ora non devono mollare fino alla fine. Solo il recupero li separa da una vittoria che pochi avevano previsto. L'Empoli deve resistere ancora qualche istante. Zielinski prende l'iniziativa e la propone in avanti. Contrasto irregolare, dunque calcio di punizione. Zielinski, di forza. Cerca spazio. Lungo passaggio in avanti. Biasa. Prova la giocata nello spazio. Cerca una soluzione con la palla lunga. Ci provano fino all'ultimo respiro. Vuole la profondità. C'è spazio per calciare. Passaggio sulla destra. Credo però che ci sia fuori gioco, sì, è così. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Una grande compattezza difensiva e un solo squillo davanti. Questo è bastato a vincere la partita. Saper difendere bene, Fabio, è un merito. Oggi non hanno concesso niente agli avversari.